Questo è un anno importante perché si festeggia il trentennale e si ricorda l'ascito di Don Gaudiano, non solo nelle giornate stabilite con il programma ben dettagliato che è stato presentato oggi, ma è una riflessione che facciamo sull'ascito di Don Gaudiano dall'inizio dell'anno, perché è stata una figura fondamentale nella costruzione del sociale nel nostro territorio e oggi, insieme ad altre figure del passato, lo ricordiamo perché quello che è la situazione del welfare, dei servizi sociali sul territorio comunale non solo, sono merito del lavoro e dell'impegno di figure come Don Gaudiano, che nelle attività che hanno svolto avevano sempre chiaro che al centro dei servizi ci doveva essere la persona, e diciamo con quello spirito ancora oggi noi siamo in prima linea e cerchiamo di dare le risposte migliori al nostro territorio. Noi crediamo che Don Gaudiano abbia lasciato davvero tante cose. Lui diceva: potremmo fare tante cose, potremmo fare tante cose, quindi non vogliamo ricordare una cosa del passato, vogliamo riproporre alla città, alle persone, vogliamo riproporre un impegno, uno sguardo, un pensiero che possa in qualche modo riessere utilizzato anche oggi per trovare una serie di soluzioni, di movimenti proprio verso i più fragili. Per Don Gianfranco Gaudiano i più fragili erano tutte le categorie di povertà che andavano mostrandosi nelle varie situazioni sociali che evolvevano e che evolvono anche oggi. E è stato il primo ad aprire una comunità terapeutica per tossici, è stato il primo ad aprire una casa d'accoglienza per extracomunitari, ebbene sì. È stato il primo ad accogliere malati di AIDS senza famiglia. Ma la sua attenzione era prevalentemente rivolta al malato mentale, perché lui diceva: il malato mentale è il più fragile dei fragili, perché non viene creduto, perché si pensa che sia malato, quindi è il più fragile, non viene creduto nemmeno quando afferma dei diritti che sono legittimi e per tutti necessari. La nostra intenzione è quella di riproporre alla città un patto di solidarietà, un patto di anche in occasione di Pesaro Città della Cultura. Noi crediamo che questa sia cultura, una vera cultura, la cultura del debole, del fragile, dell'accoglienza, la cultura della risposta ai bisogni di base delle persone e di tutti i poveri di Pesaro. Io mi chiedo sempre, no, al di là della cultura della solidarietà, se può esistere una cultura senza solidarietà. Quindi richiamare questo aspetto mi sembra fondamentale. Che sia un aspetto che guidi, direi, gli amministratori, ma direi un po' tutti noi, perché una città solidale è una città vivibile per tutti.